Come faccio a scegliere un educatore o un istruttore cinofile? Quando rivolgermi a uno dei due? Ciao, sono Marcello Messina, istruttore cinofile, sono qui proprio per darti dei consigli come scegliere un professionista adatto a te. Diciamo che sono due professioni simili, l'educatore si occupa dell'educazione del cane, quindi da quando tu adotti il tuo cucciolo fino all'età adulta e ti può insegnare la convivenza più corretta, i semplici esercizi di gestione che ti possono aiutare nella convivenza e nella comunicazione sana col tuo animale. L'istruttore dipende dalla sua specializzazione, può aiutarti un'obbedienza avanzata, nella risoluzione di un problema comportamentale, in un percorso sportivo, può essere agility, difesa, caccia. Come sceglierlo? Allora, sicuramente andate nel sito, vedete le recensioni, avete modo di vedere anche il curriculum, se questa persona si aggiorna, se si forma o è un semplice improvvisato. Controllate sicuramente che sia una persona che sia a norma di legge e che adotti dei metodi consoni alle vostre aspettative. Leggete le recensioni, vedete un attimo i suoi video e contattatelo e vedete un pochettino che impressione empatica e se vi ispira fiducia, perché l'empatia e la fiducia sono la base per poter fare un percorso insieme. Non credo e diffidate da chi vi propone 50.000 discipline, cioè io sono uno specialista in tutto. Assolutamente no, per esempio Marcello Messina, istruttore cinofilo, specializzato in problemi comportamentali, si aggiorna e costantemente studia i problemi comportamentali nei cani. Se dovesse invece studiare agility, obedience e tante altre attività, non avrebbe il tempo per farlo. Quindi scegliete il professionista in base alle vostre necessità.